Immagina un mondo dove la meta è vivere la felicità. Mi chiamo Juliet, sono una giornalista investigatrice. La mia rivista mi ha inviato a scrivere un articolo su una comunità spirituale nel nord della California e sul suo fondatore, un uomo chiamato Swami Kriyananda. Spiritualità e leader carismatici mi fanno pensare alle sette, ma quando ho incontrato Kriyananda, quei pensieri sono scomparsi. Spirituality is a free-flowing thing. You're living in grace, even though you may not know it. La comunità si chiama Ananda, che significa gioia. Una vita completamente integrata. Parlo del corpo, della mente, delle emozioni e ovviamente dello spirito. Potremmo definire la spiritualità come... questo ti rende felice? Qui riusciamo a vivere in modo semplice perché sappiamo che la felicità viene da dentro. Sono felice, no? Bentornati! Oggi ho per voi un aggiornamento su Suicide Squad, il nuovo progetto targato di DC Warner. La famosissima modella britannica Cara Delevingne potrebbe interpretare Harley Quinn, complice e fidanzata di Joker, che probabilmente apparirà anche in Batman vs. Superman Dawn of Justice. Delevingne è testimonial di importanti marchi del mondo della moda. Nota per le sue caratteristiche sopracciglia e per una love story con Michelle Rodriguez, la Delevingne è apparsa sul grande schermo in un piccolo ruolo nell'Anna Karenina di Joe Wright ed è stata apprezzata dalla critica per la sua interpretazione in The Face of an Angel, il film che Michael Winterbottom ha tratto dal caso di Amanda Knox. Grazie per essere rimasti con me, ci vediamo al prossimo video.